proprio il silenzio quanto più possibile, perché proprio la caratteristica di questa manifestazione è il contrario di quello che avviene durante il Giugno Nolano, cioè il silenzio in città. Quanto più riusciamo a stare in silenzio, abbassa un poco che troppo alto il volume. E quindi il silenzio come bene prezioso, come momento di riflessione, perché voglio sempre ricordarlo che il primo tempio, oltre il primo in assoluto, è il nostro corpo, però l'altro tempio importante, al di là della chiesa, che è un momento di raccolta, è anche la nostra città, la strada. La strada non è solo un luogo dove si fa chiasso, dove si fa baldoria, eccetera, soprattutto di venerdì, di sabato, sappiamo benissimo cosa succede qui a Nola. Una volta tanto, almeno una volta all'anno, in mezzo alla strada a Nola, si fa silenzio. Si fa silenzio e siamo in attesa del 22 giugno del 2019. Quale momento? No, manca pochissimo. E quindi siamo in attesa del nostro santo. Per noi questo è un momento importante, perché la storia di San Paolino poi è una storia di pellegrinaggio, di gente che va e che viene. E quindi mi ricorda anche l'immigrazione, no? Questi flussi. È un po' quello che Paolino francese è venuto qui da noi ad accogliere, a creare delle situazioni di accoglienza per i pellegrini che venivano qui nella nostra zona a salutare, a pregare San Felice. E quindi il tema importante per San Paolino è sia il pellegrinaggio ma anche l'accoglienza, l'essere in grado di accogliere chi è diverso da noi. E un altro elemento secondo me importante è il bisogno di raccoglierci intorno alle nostre radici. Qui stiamo nelle nostre radici, nel pieno delle nostre radici. Per poter incontrare l'altro dobbiamo avere forza, unione e legame verso il nostro territorio e verso le nostre radici. Quindi quale momento migliore questo qua, no? Dove ci aggreghiamo intorno al nostro santo. Passo la parola a Luca De Risi. Buonasera a tutti, vi ringrazio velocemente, vedo alcuni maestri di festa che sono qui con noi, mi fa piacere che ci siate tutti. Questa è la quinta edizione di questo momento particolare, vi spiego subito che cosa faremo. Leggeremo la vita di San Paolino, dopodiché leggeremo tutti quanti la preghiera e poi canteremo l'inno. Però vi prego di rimanere in silenzio, come ha detto Giacomo, perché così, ascoltando la parola delle nostre amiche che leggeranno la vita di Paolino, potremmo stare molto meglio anche in concentrazione per poi pregare dopo. Vabbè, i giovani giustamente a quest'ora... Va bene, allora incominciamo, iniziamo la vita con Autilia che incomincia a leggere. Incominciamo, facciamo una preghiera prima di iniziare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Per meglio conoscere ed amare San Paolino. Ponzio Meropio Anicio Paolino discendeva dalla ricca famiglia patrizia romana degli Anici. Nacque nel 355 a Bordeaux, nella regione francese dell'Aquitania, dove il padre era funzionario imperiale. In questa città frequentò la scuola di grandi maestri, tra i quali il poeta Decimo Magno Ausonio, che lo avviò allo studio della retorica e della letteratura greca e latina. Poco più che ventenne, entrò a far parte del Senato romano ed iniziò una brillante carriera politica. Nel 378 divenne consul suffectus, cioè sostituto, e nel 379 governatore della Campania. Qui giunto, volle risiedere a Nola, dove la sua famiglia aveva vasti possedimenti terrieri. Non era la prima volta che Paolino veniva a Nola e ricordava bene di quando era stato, ancora bambino, consacrato alla protezione di San Felice Prete,
molto venerato dalla gente del posto e la cui tomba sorgeva nei possedimenti dei suoi. Per rendere più praticabile il santuario rurale di San Felice, meta di pellegrinaggi, il nuovo governatore fece lastricare la strada di accesso e fece costruire un luogo di accoglienza per i pellegrini e i poveri. Espletato il mandato di governatore, nel 381 rientrò a Roma, ma la sua vita era ormai spiritualmente mutata. Decisivo è il 383, anno in cui viene assassinato l'imperatore Graziano. Per Paolino è la fine della carriera politica e l'inizio di un periodo molto travagliato. Il nuovo imperatore, l'usurpatore Massimo, si scaglia contro la sua famiglia ed egli è costretto a fuggire da Roma e a rientrare in patria. Durante questi anni agitati trova rifugio in posti sempre diversi e si reca spesso in Spagna, dove conosce e sposa una ricca nobildonna, Terasia. È una tappa fondamentale della sua vita, perché la moglie, molto religiosa, favorirà la conversione di Paolino al cristianesimo. Durante i suoi viaggi incontra Martino, vescovo di Tours, e Vitricio, vescovo di Rouen. L'incontro con questi due illustri apostoli della Gallia alimenta in lui il desiderio di ricevere il battesimo. Si reca anche a Milano per incontrare il vescovo Ambrogio ed approfondire la sua fede. Preparato dal presbitero Amando e dal vescovo di Bordeaux Delfino, Paolino riceve il battesimo nel 389. Insieme con la moglie Terasia decide di andare a vivere in Spagna, nei pressi di Barcellona, dove gli sposi cristiani intendono dedicarsi ad una vita ascetica, di solitudine e di meditazione. La loro serenità è però turbata dalla morte prematura dell'unico figlioletto Celso, di appena 8 giorni. A seguito di questo evento, distribuiscono ai poveri le ingenti ricchezze derivanti dalla vendita dei loro beni. Paolino era ormai sulla quarantina. Conosciuto e ammirato nell'alta società, era amato ora anche dal popolo, che la notte di Natale del 394 chiese a gran voce al vescovo di Barcellona di ordinarlo sacerdote. Paolino accettò con la clausola di non essere incardinato tra il clero di quella regione. Completata la vendita del vasto patrimonio, dopo la festa di Pasqua del 395, Paolino, Terasia e un nutrito gruppo di servitori si misero in viaggio per l'Italia per ritirarsi a vivere a Nola. Durante il viaggio incontrò per l'ultima volta il vescovo di Milano, Ambrogio. Giunto in Campania, si stabilì accanto alla tomba di San Felice Prete, nel Cemeterium Nolanum, oggi cimitile. Qui, dove già aveva fatto costruire un ospizio per i poveri, edifica il nuovo monastero per vivere con Terasia e gli amici in Fraternitas Monaca, cioè in comunità monastica. La vita in monastero è scandita dalla preghiera, dall'approfondimento della Sacra Scrittura e dal lavoro manuale. Paolino e i suoi amici indossano il ruvido abito dei monaci e pranzano una volta al giorno, cibandosi principalmente di legumi ed ortaggi. Con la mortificazione corporale rinvigoriscono lo spirito. Nel 402 dà inizio ad una monumentale opera di ristrutturazione delle vecchie basiliche di Cimitile e nello stesso tempo pensa alla costruzione di una nuova e più bella basilica che inglobi la tomba di San Felice Prete. Fa inoltre costruire 3 chiostri per accogliere il numero sempre crescente di pellegrini ed ospiti. I lavori vengono ultimati nel 404 e la nuova Basilica di San Felice viene consacrata dal vescovo di Nola Paolo. Tra il 407 e il 408 viene improvvisamente a mancare Terasia. Nel 409 Paolino è eletto vescovo dell'antica e gloriosa chiesa di Nola. Per l'Italia questi sono anni tempestosi. Nel 410 i Goti di Alarico saccheggiano prima Roma e poi la Campania. Paolino si rivelò in ogni circostanza un vero padre, preoccupato del bene spirituale e materiale dei figli, per i quali soffrì anche la prigionia, come apprendiamo dalla testimonianza di Sant'Agostino nella Città di Dio,
e dal successivo racconto del Papa Gregorio Magno, rielaborato ed arricchito di particolari edificanti nei dialoghi. Poche notizie si hanno intorno a questi anni del suo episcopato, ma il prete Uranio riassume in una pagina meravigliosa tutta la vita del santo vescovo. Quando fu nominato alla più alta dignità del sacerdozio, Paolino non volle essere uno di quei vescovi che si fanno temere, ma si fece amare da tutti. Non si irritò mai, non ebbe mai scatti di collera in cui non si ricordasse della misericordia. Chi venne a lui e ripartì senza essere soccorso? Pio, misericordioso, umile, benevolo, pacifico, mendicava per arricchirsi e cedeva agli altri le sue ricchezze. Paolino morì a 76 anni, il 22 giugno del 431, un anno dopo l'amico Agostino. Il suo corpo, inizialmente sepolto a Cimitile, accanto alla tomba di San Felice Prete, al tempo dei Longobardi, tra il IX e il X secolo, fu trafugato e portato a Benevento. Intorno all'anno 1000 l'imperatore Ottone III chiese ai beneventani il corpo di San Bartolomeo, ma questi, non volendo privarsi di un tesoro così prezioso, gli consegnarono in luogo di quello il corpo di San Paolino, che in questo modo giunse a Roma. Qui fu posto nella chiesa di San Adalberto di Praga, divenuta poi Basilica di San Bartolomeo, sull'isola Tiberina. Fece finalmente ritorno a Nola solo il 15 maggio del 1909, grazie alla tenacia del vescovo Monsignor Raniello Rinzullo, che ne perorò e ottenne la restituzione dal Papa Pio X. Riposa nel Duomo nella cappella dedicata al santo. Le ricorrenze liturgiche in onore del santo sono due: il 15 maggio, la festa della traslazione del corpo, e il 22 giugno, solennità di San Paolino. Ha composto i Carmi, 33 componimenti poetici, tra i quali spiccano i 14 Carmina natalizia, le poesie celebrative composte ogni anno il 14 gennaio per la festa di San Felice Prete. Epistole, 51 lettere, che testimoniano i contatti di Paolino con gli uomini illustri della sua epoca, tra i quali Agostino di Ippona, Sulpicio Severo, Vitricio di Rouen, Rufino di Aquileia. Sappiamo indirettamente anche di scambi epistolari con Sant'Ambrogio e San Girolamo. Allora, la preghiera adesso la leggiamo tutti insieme. O Signore, unica fonte di santità e mirabile dei tuoi santi, che in San Paolino hai voluto concedere alla tua Chiesa un fulgido esempio e testimone della fede e dell'amore verso di te e verso il prossimo, concedi per sua intercessione la donanza dei doni dello Spirito Santo, perché possiamo con serena fiducia vivere la nostra fede, saper vedere e servire Cristo nei nostri fratelli e cercare te in ogni cosa e sopra tutte le cose nel nostro operoso cammino verso la salvezza eterna. Amen. Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, se ci predisponiamo, incominciamo a intonare l'inno. Salve onora, gentile e fedele, Paolino benigno sorride, su di lei distendendo lo sguardo di bontà, di dolcezza e d'amore, le sue mani si levano in alto, il suo cuore si apre giocondo, protettore, padre, amico, buon fratello, ogni pena dei suoi figli San Benigno solleva. Quanto è bella la sua festa, con
ti voglio donare la sapienza che rende beati, della vita l'esempio verace, dell'amore il modello sublime. Tu rispondi al suo dono paterno, avanzando nel bene di Cristo, accogliendo i fratelli lontani, risplendendo di luce nel mondo. Egli è grande protettore, padre, amico, buon fratello, ogni pena dei suoi figli sa benigno sorrerà. Primavera, sani cuori sofferenti, tanta gioia suscita. E il grande protettore, padre, amico, buon fratello, ogni pena dei suoi figli, sa benigno sorrerà. Quanto è bella la sua festa, come dolce primavera. Allora, volevo solo dire una cosa, vi volevo ringraziare e volevo dire, questa è la festa dei Gigli di Nola. La festa dei Gigli di Nola ha una storia. La nostra storia è San Paolino e, come diceva, spesso lo leggiamo nella nostra novena che abbiamo recitato in questi giorni. Nola, al tempo di Paolino, era il crocevia dello spirito, perché venivano tutti a Nola a studiare Paolino. Quindi cerchiamo di applicare nella nostra vita quotidiana i suoi insegnamenti. È complicato, però incominciamo. Questa è la nostra festa e quindi cerchiamo di fare in modo che possa essere pregna dei valori paoliniani. Quindi io vi rinnovo il ringraziamento. Viva Nola, viva San Paolino e viva la nostra festa dei Gigli. Grazie, grazie a tutti. Allora, chi vuole mettere il cero ai piedi della statua di San Paolino lo può fare, però con calma. Prego, prego. Senza che ci accalcchiamo tutti. Padrone. Grazie. Ciao. No, per cortesia, cercate la chiesa qua, no? Chiesa... Ah, io no, ho soltanto qua, no? Grazie.